Salve a tutti, sono Luigi di Non Solo Trash in diretta da casa mia. Ragazzi, ho voluto iniziare così perché effettivamente sono completamente ossessionato da Twin Peaks. Comunque, prima di iniziare a parlare di questo grande capolavoro che è Twin Peaks, vorrei ringraziare di cuore Antonio di Telepreni per avermi fornito questo gran capolavoro che è stato nel 2016, ossia Rogue One, A Star Wars Story. Io non vedevo l'ora di prenderlo. Come faccio vedere, il DVD c'è, non è che mi sto inventando le cose. E niente, praticamente lo zio Teleprendi me l'ha regalato perché a lui praticamente lo distruggerebbe, ma io lo adoro la follia. A lui piace solo perché c'è Robo Teleprendi e Darth Vader, però alla fine voglio dire solo questo. Parliamo dell'argomento di cui tratta il titolo, se no alla fine che si chiama fare così questo video. Il video sarà basato tutto su Twin Peaks. Perché Twin Peaks? Perché sono ossessionato, ragazzi, aiutatemi. Io sono completamente ossessionato da Twin Peaks. Per l'occasione vi dico che su Sky Atlantic, per chi possiede Sky Atlantic, il 26 deve uscire la nuova stagione di Twin Peaks. Chi ha ucciso Laura Palmer? Questo è il dilemma, appunto. Quindi praticamente dopo 25 anni ritornerà questa nuova stagione di Twin Peaks. Appunto, come dicevo, per l'occasione, oltre che appunto parlarvi di Twin Peaks, la Mondadori mi ha preceduto. Perché appunto per commemorare il 25esimo, diciamo, anniversario di Twin Peaks storico, appunto, hanno deciso di praticamente vendere questa bellissima versione in DVD, un bel cofanetto della prima stagione, poi seguiranno, ogni settimana uscirà una nuova stagione, scusate, uscirà la seconda stagione che sarà suddivisa in due DVD, perché appunto in due cofanetti, insomma. E praticamente questa è una bellissima versione di Twin Peaks in DVD. Ecco, si può sfilare il cartoncino e dentro c'è il DVD con tutti gli 8 episodi, cioè questa è tutta la prima stagione contenuta in 4 DVD. Quindi 8 episodi in 4 DVD. Ovviamente c'è il pilot, l'episodio pilota e vabbè, poi insomma tutti gli altri episodi. Insomma, questa è la prima stagione di Twin Peaks e non so per quale motivo in Italia l'abbiamo editato come I segreti di Twin Peaks. Infatti sotto potete vedere I segreti di Twin Peaks stagione 1. Io sono veramente impazzito per questa serie, anche perché è stato tra l'altro ai confini del cinema a farmi scoprire questa grande serie televisiva. Secondo me è proprio questa serie televisiva è la madre. Diciamo, come posso dire, può essere considerata come una serie che ha dato vita a tutte le altre serie sovrannaturali che volete, non lo so, adesso non ve ne so citare nessuna, però vi posso dire soltanto che secondo me Twin Peaks è stato proprio l'incipit di quelle che sono nate poi serie televisive, diciamo, soprannaturali, oniriche, diciamo, in questo genere. Alla fine voglio dirvi che la serie televisiva di Twin Peaks è nata nel 1989 dalla penna di Mark Frost e David Lynch, il grandissimo David Lynch, che tra l'altro fino ad allora aveva diretto soltanto film, David Lynch, e di conseguenza è passato a una serie televisiva come questa, dirigendo alcuni episodi della prima stagione. Ha diretto ovviamente il primo episodio, l'episodio pilota, che ovviamente è ancora, tutt'oggi a me mette ancora i brividi, e appunto c'è quel pescatore appunto che dice, dove c'è la sirena eterna che suona, e dice: "Sceriffo, l'ho trovata avvolta nella plastica." Mamma mia, sempre i brividi. Poi, tra l'altro, comunque, complice di tutti questi brividi è il grandissimo Angelo Badalamenti, un italiano, tra l'altro, che ha donato a Twin Peaks un'atmosfera veramente onirica, surreale, soprattutto. E le musiche sono di Angelo Badalamenti, come ho detto. Badalamenti fa un tema musicale proprio veramente onirico, quasi come se fosse, sì, come se fosse tutto in un sogno, cioè questa musica qua ti rilassa, è molto rilassante. E il bello è che David Lynch ha fatto comporre a Badalamenti soltanto quattro tracce della colonna sonora,
Queste quattro tracce andranno a ripetersi eternamente in qualsiasi episodio della stagione, della prima, della seconda e forse anche nella terza quando uscirà, perché poi vi parlerò della terza, ma poi andremo a parlare. Cioè, io non l'ho vista ovviamente, però vi posso dire che è successa una cosa, però sicuramente sapete già. Comunque, come dicevo, questa musica sono quattro temi che vengono ripetuti continuamente e sono veramente di un inquietante incredibile. C'è il Twin Peaks theme, che poi sarebbe praticamente l'instrumental di Julie Cruise, un'altra che ha praticamente contribuito a realizzare la colonna sonora di Twin Peaks, che appunto cantava con questa musica un po', quasi come se fosse un'anemia, un lamento, quella di Julie Cruise, e quindi di conseguenza, ci sono questi quattro temi. C'è il Twin Peaks theme, che sarebbe appunto Falling o Fallen, non ricordo con esattezza il nome, che sarebbe cantata da Julie Cruise, quindi praticamente l'instrumental di Julie Cruise, che appunto tra l'altro è la sigla di Twin Peaks, la famosissima, sapete, quella che inizia proprio pam pam, sapete, no? Non ve la voglio fare a voce, sennò mi prendete in giro. Comunque, poi ci sarebbe Laura Palmer's theme, che è quello proprio a me fa venire i brividi in qualsiasi punto. È comunque veramente molto molto toccante come musichetta, diciamo, come colonna sonora, appunto, volevo dire, scusate. E poi c'è appunto il Audrey Theme, che praticamente è una specie di musichetta un po' allegra che si sfuma in una specie di non so come descriverla. È un po' difficile da descrivere la musica di Badalamenti in un certo senso. Però alla fine, ecco, volevo parlarvi di Twin Peaks, non voglio farvi una recensione, perché appunto una recensione implica sicuramente molto tempo per, appunto, io la voglio fare una deluxe dove parlo della prima, della seconda e della terza stagione, perché appunto adesso ho solo la prima in DVD, però la seconda l'ho già vista, di conseguenza, e mi manca appunto la terza che uscirà nei prossimi mesi barra giorni. Comunque, ecco, alla fine questa bellissima versione vi consiglio di comprarla fino a fine settimana, perché settimana prossima, di martedì, uscirà appunto la seconda stagione, il primo DVD. Però non so se la prenderò, non sono ancora sicuro. Poi vedrò. Alla fine, allora, dicevo, i protagonisti di questa serie televisiva sono Kyle MacLachlan, Michael Ontakin, poi c'era Sherilyn Fenn, Ray Wise e Cheryl Lee. Alla fine, vabbè, più o meno che anche i Mori penso sappiano di che cosa parla Twin Peaks. Twin Peaks parla appunto di questa storia abbastanza thriller in un certo senso. Infatti, il primo episodio pilota parte proprio come un thriller, appunto, dove viene ritrovata il corpo di questa ragazza, quella appunto vista praticamente in tutte le locandine del mondo, praticamente. La ragazza, questa qua, che sta in dissolvenza, è appunto lo spoiler che hanno messo nella locandina, ma vabbè. Di conseguenza c'è questa ragazza qua che viene rinvenuta misteriosamente morta sulla riva del lago della cittadina di Twin Peaks, una tranquilla cittadina all'apparenza, viene ritrovata avvolta nella plastica, in questa busta di plastica, questa enorme busta di plastica, morta, e appunto comunque c'è appunto c'è Kyle MacLachlan, che appunto indaga, viene chiamato dallo sceriffo della contea appunto di Twin Peaks, e indagano entrambi sulla morte di Laura Palmer, chi potesse averla uccisa. Comunque vi dico già che io le due stagioni le ho viste, posso dirvi soltanto che la prima è uno spettacolo assoluto, ecco perché appunto ci ho tenuto tantissimo ad acquistarlo questo DVD, perché io ci tengo tanto a Twin Peaks. Veramente ci sono dei giorni proprio che mi rimane in mente la musica di Badalamenti praticamente dalla sigla, quindi proprio mi rimane per giorni e giorni e giorni, mi rimane in testa. E dicevo, di conseguenza fanno questa indagine, cominciano a fare le indagini, chi possa aver ucciso questa povera ragazza che alla fine era acclamata da tutti quanti nel paese, però i due detective, cioè sceriffo e detective appunto, scopriranno che c'è qualcosa di ben più grande che loro non riescono appunto a comprendere dietro a questo omicidio. Quindi praticamente si passa dal thriller, diciamo poliziesco in un certo senso, dove si risolve il classico omicidio, e si passa da lì all'horror vero e proprio, perché alla fine ci sono delle situazioni horror abbastanza, mamma mia, che ti fanno prendere proprio gli spaventi. Ci sono dei jumpscare nella seconda e nella prima anche stagione, che proprio ti fanno saltare dalla sedia, appunto come dice jumpscare, la parola stessa,
Però comunque non manca di umorismo il film, voglio dire film, però alla fine è la serie televisiva. La serie televisiva non manca di umorismo, misto appunto a scene totalmente, sequenze totalmente surreali e oniriche, soprattutto quelle oniriche sono straabusate nella serie televisiva, tanto che alla fine non si capisce più qual è la realtà e qual è la finzione, perché vabbè, sì, si sa che è tutta finzione, però alla fine, voglio dire, non si capisce più qual è la realtà dei personaggi, qual è la finzione dei personaggi, perché alla fine sogno e realtà si incontrano e praticamente succede il finimondo. Alla fine lo spettatore comincia a non capirci più niente, perché effettivamente vi devo confessare che un po' di anni fa, quando ai confini del cinema, Davide praticamente mi fece scoprire questa grandissima serie, io l'avevo un po' sottovalutata, l'avevo un po' messa un po' sotto gamba. Il primo episodio mi piacque un sacco, appena vidi il secondo episodio mi annoiai a morte, quindi levai dopo nemmeno 10 minuti. Però adesso, sapendo che doveva uscire la nuova stagione di Twin Peaks, ho detto no, mi ci devo mettere d'impegno, devo guardarmi tutte e due le stagioni, anche se sono soltanto tipo 30 episodi, insomma, alla fine non sono tanti. Sì, alla fine sono... Sì, 29-30 episodi alla fine, componendo la prima e la seconda stagione. E di conseguenza a me piace un sacco, perché alla fine non ha effetti speciali. È una serie televisiva che non usa effetti speciali o cose del genere, praticamente usa la roba più artigianale possibile. Il cadavere di Laura Palmer è l'attrice che praticamente è stata messa lì e praticamente l'hanno truccata. Cioè, non è che hanno preso un manichino per fare il cadavere di Laura Palmer. Laura Palmer recita soprattutto da morta. E voi dite, come fa a recitare da morta? Effettivamente ci sono un paio di scene dove appunto lei appare nei sogni. Vabbè, non vi voglio spoilerare per chi non l'ha vista. Però comunque voglio dirvi che alla fine questo grande interrogativo, cioè chi ha ucciso Laura Palmer, vabbè, ovviamente chi ha visto la serie televisiva sa chi ha ucciso Laura Palmer, perché appunto lo viene a sapere. Tramite ovviamente le indagini, però ci sono, vedo dire la verità, la seconda stagione è proprio futile in un certo senso, perché alla fine ci sono forse fino al decimo episodio della seconda stagione funziona la seconda stagione, però da dopo in poi è un po' troppo buttata lì, cioè nel senso alla fine è un accozzaglia di roba buttata lì, alla fine è per allungare il brodo. Lo stesso David Lynch ha pure annunciato che non è proprio un granché questa seconda stagione. Che secondo lui stesso la considera una delle peggiori stagioni che abbia mai fatto. Quindi, riprendendo in auge in un certo senso questa nuova terza stagione, secondo me potrebbe anche portare qualcosa di davvero spettacolare. Comunque, per la prima, per Twin Peaks, quello allegato anni 90, 91, 90, 91, vorrei parlarvi di questa cosa qua che è successa la settimana scorsa. Praticamente è successo che hanno dato per sbaglio in diretta durante la notte tra il sabato e la domenica, scusate, cioè tra la, sì, tra praticamente nella notte della domenica, praticamente hanno dato in onda per sbaglio i primi due episodi, i primi due episodi di Twin Peaks della nuova stagione. Praticamente colui che ha fatto questa marachella, in un certo senso, è stato licenziato a quanto pare. Perché appunto in America usciva il 21, se non sbaglio, il 2021, invece a noi in Italia usciva con 6 giorni di ritardo, appunto neanche sulla rete in chiaro, purtroppo in rete a pagamento, cioè Sky Atlantic. Assolutamente io alzo le mani, non sono qui per fare appunto pubblicità a Sky, perché appunto né Sky né Film TV, nessuna delle multinazionali di cui vi ho parlato, mai mi pagherà e mai mi ha pagato appunto per fare pubblicità a loro. E quindi comunque alla fine non è che hanno bisogno del mio aiuto per essere pubblicizzata, alla fine sono delle multinazionali nazionali, quindi di conseguenza sono praticamente invincibili in confronto a una come una piccola stella nello spazio. Comunque, tornando a Twin Peaks, dicevo, forse secondo me sarebbe stato meglio che questa terza stagione magari la dassero in onda su dei canali in chiaro. Dico, per esempio, la prima volta quando l'hanno dato in onda, parlo di praticamente 25 anni fa, non ero ancora nato io, però, da quel che so, l'hanno dato tipo su Canale 5, Italia 1, Rete 4, diciamo sulla Mediaset alla fine. E comunque diciamo, praticamente andò in onda, diciamo, senza pagamento, quindi praticamente libero a tutti quanti.
Però adesso mi chiedo perché vogliono darlo a pagamento, perché io merito di vedere come tutte le persone normali la terza stagione di Twin Peaks, perché io non dico che l'attendo da tanto tempo, però questi ultimi giorni, quest'ultima settimana mi è venuta proprio come dire, la foga in un certo senso di vederla subito, la voglio vedere subito, insomma, perché voglio vedere come continua la storia, anche se c'è qualcuno che dice, visto che l'hanno visto scusate il gioco di parole, in anteprima in un certo senso, perché hanno mandato in onda per sbaglio i primi episodi di Twin Peaks, chi ha potuto vederli questi episodi ha potuto dire che David Lynch ha fatto un lavoro pazzesco dopo 25 anni, è riuscito veramente a fare uno spettacolo di lavoro. E quindi di conseguenza questo, io lo trovo un po' ingiusto che chi non ha Sky come me, per esempio, non può vedersi la terza stagione di Twin Peaks, ma comunque. Attenderò, purtroppo lo dico, però diciamo ho le mani legate perché alla fine non posso, se non posso vederlo a pagamento, proverò nell'altro metodo che tutti sanno, non lo dico perché alla fine si sa qual è. Ecco, alla fine io dopo questo non so più che altro dirvi perché alla fine Twin Peaks è praticamente una diciamo in un certo senso in questo ultimo periodo è diventata quasi una moda amare Twin Peaks, ma invece no, per me è proprio stato amore a prima vista, non perché l'abbiano fatto tutti, ma alla fine sono rimasto affascinato dall'immenso lavoro che ha realizzato David Lynch e Mark Frost, quindi di conseguenza non posso far altro che diciamo, complimentarmi con loro due per aver realizzato una delle migliori serie televisive mai realizzate negli anni 90, sì, 90-91. E staremo a vedere che cosa ci propina questa nuova terza stagione che uscirà appunto a breve in Italia, in America è già uscita, sono già usciti alcuni episodi, li hanno già addirittura sottotitolati, ma io non li voglio vedere per non spoilerarmi, perché alla fine, come ho già detto, Twin Peaks è surreale, onirico, soprattutto non ti fa capire praticamente nulla, praticamente tu alla fine lo devi mandare a quel paese, il prodotto audiovisivo, se no alla fine non capisci nulla, alla fine quando non capisci nulla non puoi far altro che mandare a quel paese il prodotto, ma comunque amarlo, perché alla fine è un prodotto che a me piace un sacco. Quindi alla fine quando ho cominciato a non capire più niente di quello che accadeva sullo schermo, ho detto ma sì, dai. Abboniamoglielo queste cose che sono successe. Perché alla fine il finale di stagione della seconda stagione è futile, come ho già detto. Quindi di conseguenza posso dire soltanto che la prima stagione è stata uno spettacolo, secondo me, uno dei più grandi spettacoli della storia dei prodotti audiovisivi. La seconda per metà funziona, per metà no. Quindi di conseguenza fino più o meno al decimo episodio della seconda funziona, però da dopo in poi si perde in un certo senso nei meandri della. Non lo so, praticamente impazzisci, non capisci più niente di quello che vedi. Va bene ragazzi, io credo di non potervi dire nient'altro su Twin Peaks perché alla fine vorrei fare una recensione più, diciamo come dire, più approfondita, molto più approfondita di questa perché alla fine. Sto solo parlando dell'argomento Twin Peaks, niente di più, niente di meno alla fine. Non so quando vedrete questo video qui, ma comunque spero che lo vedrete più o meno in questa settimana, perché alla fine sono successe parecchie cose. Va bene ragazzi, io credo di potervi salutare qui e ci rivediamo tra un mese, perché tra un mese? Ci sono cose più grandi di me che vanno sbrigate e quindi una volta che le sbrigo sarò completamente libero. Fidatevi di me, sarò completamente libero. Comunque, vi ringrazio di tutto, ci rivedremo praticamente tra 20 giorni, per citare Laura Palmer in Twin Peaks, ci rivediamo tra 25 giorni. Nel frattempo, ciao!